Thank you for watching. Un saluto a voi tutti, sintonizzati con l'emittente televisiva Telemag, programma 97 del vostro telecomando. L'altra segnalazione ci giunge a proposito della gas natural, diversi cittadini anziani, diversi utenti anziani stanno subendo un bel problema. Perché? Perché hanno ricevuto delle fatture di pagamento dei bollettini di pagamento di circa 400-500 euro, e, e perché è stato fatto il conguaglio, un conguaglio che viene realizzato con un tipo di lettura su cui la Codacons ha già espresso le sue lamentele, che gli utenti, i consumatori, i cittadini farebbero bene ad estendere ai rappresentanti eh, istituzionali dal consigliere al parlamentare, insomma, al consigliere regionale, comunale, a chi siede nelle stanze della città metropolitana, a chi siede in Parlamento, perché sono loro poi che fanno queste leggi che consentono all'autorità competente di dare la possibilità a un'azienda di fare tot letture entro un determinato periodo. Quindi se poi gli anziani ricevono una batosta devono sapere che la colpa e di una norma, di un regolamento che consente all'azienda di fare il conguaglio in un periodo così largo, vasto, esteso. Non perché dobbiamo sempre dare la, la colpa alla politica, a questi soggetti che ci rappresentano, ma le leggi le fanno loro, i regolamenti li decidono loro. E se fanno qualche errore ricade sulla comunità, in questo caso su quella di Acquaviva delle Fonti, su chi con una piccola pensione deve fare i salti mortali per pagare una bolletta, una fattura di 500 euro, stiamo veramente a scherzare. Allora, siccome la Codacon si è già occupata di questo problema, tutti gli anziani coloro i quali si sentono lesi e hanno difficoltà possono rivolgersi allo sportello dell'Associazione a tutela dei consumatori ogni sabato aperto dalle 9 alle 10. Il numero telefonico a cui inviare un vostro messaggio o chiamare per fissare un appuntamento o avere maggiori informazioni lo vedete in sovrimpressione mentre io parlo. Altro argomento e che scopriamo, apprendiamo stamattina che anche, ci sono anche altre persone che seminano la cacchina sui marciapiedi. E quindi vorrei informare l'assessore Luca di Napoli che forse non è solo Gino Maiolli, così come scrive su Facebook, che di notte semina le cacche, ma ci sarà anche qualche altro. Noi riteniamo che ce ne siano tanti perché il problema è molto semplice, Assessore di Napoli, Assessore Bruno, Sindaco Carlucci, tutta la Giunta, tutti i consiglieri comunali, maggioranza e minoranza, o sono troppe le persone che seminano la cacca e sono pochi coloro i quali gli operatori dovrebbero pulirla, perché quella cacca seminata risulta essere ancora lì dopo tanti giorni, o può anche essere che sono pochi quelli che seminano la cacca e sono tanti quelli che dovrebbero pulirla e proprio da quelle strade dove questi buontemponi vanno a seminare cacca non passano. Oppure, indipendentemente da chi semina cacca, non c'è il personale sufficiente per pulirla, per lavarla. Tutto questo, come ho detto prima, è Padonica, responsabilità non del personale, non dell'operatore, cari amici telespettatori, cari amiche. Noi dobbiamo riflettere bene su questo concetto perché dare la responsabilità all'ultima ruota del carro, non per ordine di importanza, ma per filiera, non è giusto, perché quell'operatore viene comandato dove deve andare a pulire a che ora deve andare a pulire e a che ora deve terminare il suo servizio. Quindi una cosa è se sta lì a pulire, altra è poi la qualità della prestazione che sta svolgendo. E quello è un altro discorso su cui noi non stiamo per niente entrando nel merito, né noi né voi. Si riflette sul fatto che chi ha previsto il bando, chi ha previsto il numero di dipendenti, degli operatori ecologici, chi ha previsto quando iniziare con il nuovo bando, chi ha previsto della raccolta porta a porta è la parte politica, sono i nostri amministratori che si sono confrontati con altri sindaci, altri assessori, a secondo se partecipasse il sindaco o l'assessore all'ambiente e ecologia, all'interno di questa organizzazione chiamata ARO, che ha partorito un bando, al cui bando hanno partecipato diverse aziende, stato poi, ci sono stati poi dei ricorsi al TAR, cosa che a noi non interessa, finalmente parte, o giustamente parte, o comunque parte, a secondo come vogliamo dirlo, il, servizio, il nuovo servizio nel comune di Acquai delle Fonti. Ma il tutto è stato voluto dalla politica e hanno interesse a quella di accogliere le fonti. Per quanto riguarda Gioia e gli altri comuni che afferiscono all'Aro, se la sbroglieranno i cittadini che hanno messo la crocetta su quei rappresentanti istituzionali di quelle comunità che si sono seduti al tavolo insieme al sindaco Carruccio e all'assessore Bruno e hanno deciso questo bando, hanno deciso quando iniziare, hanno deciso tutto. Loro. E quello è il problema. Perché loro e non noi? E eh lo so. E a noi nasce spontanea fare questa osservazione. Perché il loro e non il noi? Perché il noi viene preso in considerazione esclusivamente quando si è cucinato il piatto, si porta a tavola il pasto e ci si rende conto che il pasto non è gradito. E il nostro ospite o si mangia quella minestra disgustato, depresso. E se è al ristorante la paga pure, come il nostro caso, non siamo al ristorante ma paghiamo la tari, il cittadino, l'utente paga la tari, o basso o alta che sia, la paga, si alza disgustato, si mangia una pietanza che non gli piace, a cui non ha partecipato alla decisione importante di quali ingredienti inserire, come preparare il piatto e va via. E qui c'è l'errore, non bisogna andare via, non ci si alza dal tavolo, dalla sedia, andando via e lasciando che chi ha preparato il piatto, chi non ha saputo cucinare, chi non ha saputo realizzare il tutto, possa continuare a farlo anche in futuro. E eh no, non è giusto, non tanto per chi si sta alzando dal tavolo, dalla tavola, ma per chi verrà in, nel futuro, i figli, i nipoti e altri cittadini. Non è giusto perché noi abbiamo questa responsabilità, avendo mangiato la porcheria che non ci piace, di dirlo e a gran voce dire io non mi alzo dalla tavola se non decidiamo il prossimo piatto come deve essere cucinato. Perché altrimenti io non solo non ti pago questo minestrone, eh sì, il minestrone, la pietanza giusta di oggi è il minestrone. L'amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti ci ha preparato il minestrone che a noi non piace. Se il questo titolo va tutto, la redazione può prendere appunti. L'amministrazione comunale di Acquaviva ci ha preparato un minestrone che non ci piace. Non ci ha dato la possibilità prima e non ci dà la possibilità dopo di dirglielo. E allora, mentre l'amico ci manda questa cacca e dice come? C'è la cacca! amico mio, non te la puliranno oggi, nemmeno domani, nemmeno dopodomani, e non per colpa dell'operatore. Perché chissà come l'hanno fatto questo bando, se quella cacca rimarrà lì per un mese. E non perché l'operatore non pulisce, ma perché quella strada non la vede proprio. C'è chi scrive e dice, oggi ho voluto provare il kit. Ho ritirato il kit per fare la differenziata, ho ritirato, mentre il sindaco e l'assessore Bruno scrivono il 23 agosto che l'EcoPoint, questo gazebo, oggi sta, domani non ci sta, questo furgone che diventa un gazebo, che si trasforma in gazebo all'occorrenza, voi andate lì, vedete il furgone, immaginate come se fosse il gazebo. Sì, perché là ci dovrebbe essere il gazebo, secondo quanto hanno scritto, dell'arobari 5, dove potrai richiedere le informazioni sul nuovo servizio. Inoltre, inoltre, quindi qual è la funzione principale di quel gazebo? Rendere le informazioni sul nuovo servizio. Inoltre qui potrai ritirare il tuo kit scrivono Carlucci e Bruno nel caso in cui la consegna al tuo domicilio non fosse andata a buon fine ora come fa ad andare a buon fine una consegna che non viene fatta no eh, perché invece si è cambiato si sono cambiate tutte le carte in tavola no e non facendo ciò che è scritto in questa lettera, quindi questo passaggio è falso, c'è un altro passaggio falso, e so due, rispetto all'altro che vi ho raccontato, si va lì a ritirare il kit, perché da quelle strade non è mai passato nessuno, perché prima, così come è scritto, si doveva consegnare all'utenza il kit, mentre in piazza ci doveva essere il gazebo informativo, lo sportello informativo, chiamatelo come volete, e poi chi non avesse ricevuto il kit perché assente o per altri motivi avrebbe dovuto ritirarlo presso l'EcoPoint, questo gazebo. Perché, scrivono il sindaco e l'assessore Bruno, la consegna al tuo domicilio, se non fosse andata a buon fine. Qua invece l'ha andata a buon fine, se la sono dimenticata, direttamente al gazebo, perché più vanno a ritirare di là e meno tempo si perderà, da, si perderà ad andare a casa. Ma questo cittadino dice: c'è qualcuno che ha riscontrato i miei stessi problemi? Le buste, e fa delle osservazioni sulle buste, che noi non svegliamo oggi perché le diremo ad altri. Queste osservazioni, amico che ce le segnalate, le diciamo ad altri, inutile dirle all'assessore di Napoli, all'assessore Bruno, al sindaco, non serve a nulla. Loro le dovrebbero già sapere queste cose perché dovrebbero già aver fatto un, un sondaggio, avrebbero già dovuto verificare no, tutto questo. Noi lo diremo ad altri perché se qui sono sordi lo dobbiamo dire ad altri soggetti, ad altri organi quello che le scrive privi questo, quello lo diremo ad altri, è rotto qualcosa, lo diremo ad altri, e lei ha ragione, soprattutto perché quando io vado a comprare un prodotto, perché quel prodotto io l'ho acquistato, è stato pagato, no? per contratto viene fornito perché è pagato dalla comunità acquavivese, no? e allora se è pagato è come se acquistasse un prodotto, e quando io acquisto un prodotto voglio vedere questo prodotto come è fatto, non ci si può limitare a lasciarmi il pacco a casa e a dire apriti il pacchetto, ci sono le istruzioni e vedi tu come funziona tutto il discorso. A chi c'ha 20 anni, a chi ha 50 anni, a chi ha 80 anni, infatti quest'altro amico dice come, sono tornato a casa di mamma che mi ha chiamato tutta preoccupata, mia mamma 80 anni, qual è il problema? mi hanno lasciato i, i contenitori non so come funzionano mi hanno detto che è scritto tutto dentro ma lo vuoi spiegare tu? ecco come così deve funzionare la situazione? Sindaco Carlucci Assessore Bruno scusatemi se vi chiamo per nome anzi per cognome oh, Franco, Davide, Luchetto, Luca scusami una reminiscenza di quando stavo la CGL Luca e com'è? Così deve funzionare che gli lasciano il pacco a un ottantenne e gli dicono, è tutto scritto dentro, e vanno via. È troppo comodo fare in questa maniera. Quel prodotto va fatto come avete scritto su Facebook. Si devono sedere a casa, perché penso che gli acquivesi siano molto gentili e invitano queste persone, provviste di divisa, di cartellino, quindi ben identificate. No, qua c'è scritto che vanno senza divisa. Sindaco, abbia pazienza, Sindaco, lei deve fare in modo che i vigi urbani le scrivano qualche cosa su questo fatto. Lei ha detto che gli operatori incaricati ai servizi di distribuzione kit saranno riconoscibili da, da apposito materiale, divisa. Non costringa le persone a fare le denunce, è per piacere, non costringa le, le persone a fare le denunce, perché poi si dirà che sono bravi ragazzi e poi si dirà che la divisa stava alla, alla lavanderia e poi si dirà XY, quando si scrive su carta intestata e comune, si, deve si devono attenere a quanto scritto. Altrimenti fate un altro comunicato e dite che siccome la lavanderia ha tutte le nostre divise sporche dell'Aro Bari 5, e allora andranno, non so, in calzoncini, in divisi, in, in, in tutta. Ma non si può scrivere un'altra cosa falsa qui, prendendo in giro i cittadini, che vedono queste persone e non sanno chi siano, devono aprire o non devono aprire. Cosa devono fare, signor sindaco? Ce lo dica lei, abbi pazienza, è una questione di sicurezza sociale, di sensibilizzazione, di educazione ai cittadini, perché se aprono oggi a uno sconosciuto che non va in divisa, apriranno domani a un altro sconosciuto che non va in divisa. Questi magari saranno quelli buoni e quelli di domani saranno quelli cattivi. La psicologia, la... non voglio aggiungere altro, non voglio aggiungere altro perché mi rendo conto di quanto questa amministrazione comunale non funzioni. Il problema è che non se ne rende conto il Partito Democratico, il circolo di Acquaviva, SEL, con tutta la sua organizzazione, non so, migliaia di persone che saranno, e le due liste civiche che pensano ai fiorellini e all'ambiente come se fosse il verde, come se d'acqua viva ci fossero eh, i fiorellini dappertutto, quando invece vediamo che ci sono altre situazioni. E allora questo non lo si fa, si lascia il pacco. Quello invece che è scritto è diverso: perché? Perché a proposito della campagna di comunicazione, l'impresa che si è giudicato l'appalto si è impegnata a realizzare la campagna di avvio e le successive campagne di mantenimento dal secondo anno con le modalità e le tempistiche minimali stabilite nel disciplinare tecnico prestazionale. Che purtroppo, dobbiamo dire, e lo sanno solo loro. Perché? Non è che il sindaco, l'assessore Luca e Franco ci hanno detto così deve essere, questo devono fare, ma soprattutto l'hanno fatto decidere a noi. Magari l'hanno deciso loro è sempre loro decidono. E come noi paghiamo e loro decidono. Non è questo il principio. Non è così che deve funzionare la pubblica amministrazione. Che noi paghiamo i cittadini e loro decidono. Dice diverso, Bassanini. Ha, ha stravolto il tutto, da allora in poi quante norme sono state fatte per far comprendere agli stessi funzionari e agli stessi politici che si sono avvicendati che è stato stravolto tutto, ad acqua viva, non lo hanno ancora capito e quindi agiscono in maniera che fanno tutto loro e poi mandano le cartelle a casa a dire questo abbiamo fatto, pagate. Non è così, e non è per niente così perché tutte le informazioni utili devono essere. Date agli utenti a consentire la fruizione del servizio da parte degli utenti. Come? Poi sono bravi, sono bravissimi al copia e incolla. Cioè, che cosa avete scritto a fare con utenti se poi gli utenti non li fate partecipare? Gli utenti vi scrivono e voi non rispondete. Le associazioni che rappresentano gli utenti scrivono e non rispondete, non le fate sedere al tavolo. Perché dice, ad esempio, questo passaggio. È bellissimo, come la nostra acqua viva bellissima. L'anticipazione o la posticipazione dei servizi di raccolta, qualora questi ricadono in giorni festivi. Complessivamente, perché il copia call è fantastico, io prendo quella norma, magari è stata fatta anche con la, la collaborazione degli utenti e consumatori che hanno rivendicato i loro diritti, sono stati iscritti in una norma, fanno il coping call e lo inseriscono. Complessivamente l'impresa dovrà prevedere per il primo anno circa 300.000 euro, IVA inclusa. Eh, 300.000 euro? Signori miei, 300.000 euro? Signori miei, ma 300.000 euro, 300.000 euro IVA inclusa, per attività di comunicazione e di informazione rivolta alle utenze, ancora gli utenti. E da dove stanno questi utenti? Voi non li coinvolgete, gli utenti, che sono dei numeri, a seconda l'occorrenza, utente di qua, utente di là. Ma io dico, ma, ci, ma sapete che significa utente? Scrivete cittadini, perché l'utente è diverso dal cittadino, caro sindaco, caro assessore Bruno e caro assessor Luchetto di Napoli. Un tesserato ACGL è diverso da un cittadino o oh no? Io dico la CGL perché siccome ha militato per tanti anni, ha militato, eh sì, ma me ne. Mi, pensavo di stare al, al, come si usava il metodo dei vecchi comunisti, ha organizzato, ha diretto la cigelle di Acquaviva e lui sa benissimo che cosa, qual è la differenza, è cittadino, ha iscritto, allora l'utente è una cosa, il cittadino è l'altra, distribuzione di calendari, opuscoli, sacchetti, insomma 300.000 euro per attività di comunicazione e di informazione rivolta agli utenze, concordando con l'ARO. Bari 5, le diverse attività nei singoli comuni. E quali sono queste attività? Lo sanno solo loro. E sempre così è, loro lo sanno. 300.000 euro, IV inclusa, che gestisce l'Aro Bari 5, quindi anche il nostro comune, perché fa parte dell'Aro, e solo loro sanno come sarà spesa, dove la spenderanno. L'impresa dovrà collaborare senza alcun onere aggiuntivo per le amministrazioni comunali e con la 5 con le associazioni dei consumatori ma non lo fate questo copia e incolla per piacere che scrivete a fare queste cose nel contratto, nel bando, nel disciplinare che cosa vi impegnate a fare a, a, ma io dico ma con che faccia tosta con che faccia tosta si va a scrivere che complessivamente l'impresa giudicatrice dovrà prevedere per il primo anno Circa 300.000 euro, 300 euro IVA inclusa per attività di comunicazione e di informazione rivolta alle utenze concordando con l'Aro 5 e le diverse attività nei singoli comuni. L'impresa giudicatrice dovrà collaborare senza alcun onere aggiuntivo per le amministrazioni comunali e o oh, l'Aro 5 con le associazioni dei consumatori. Come collabora? l'impresa giudicatrice con le associazioni di consumatori, se il comune non risponde, se l'impresa non ha mai aperto un tavolo, un confronto con le associazioni di consumatori e non abbiamo ancora letto la carta dei servizi che è obbligatoria per questo servizio che è già partito dal luglio scorso, si scrive col copia e incolla e si fa completamente in maniera opposta. Allora abbiamo già detto che questi 300.000 euro, cosa è stato previsto? Cioè perché viene il sospetto poi che questi 300.000 euro siano spesi male, vadano a finire in maniera sbagliata chissà dove, ci si dimentichi di spenderli, chissà cosa può succedere di questi 300.000 euro, perché nel momento in cui non si sa dove stanno questi soldi, chi li deve gestire e a cosa devono servire in maniera trasparente, è logico che può venire qualche sospettuccio. Allora, per togliere tutte le offese e togliere i sospettucci, proprio ieri abbiamo detto quanto deve spendere il Comune Aqua Viva per l'informazione. 20.000 euro, 50.000 euro, 10.000 euro, quelli che sono a gratis lo farebbe Telemai con i suoi mezzi di comunicazione. E quei soldi, anziché spenderli in carta igienica, la diamo, la diamo, li diamo a persone che hanno bisogno. Oltre a questo, abbiamo detto ieri che il sindaco... E gli assessori e il Presidente del Consiglio si devono decurtare quantomeno nel 2016 del 50% della loro indennità, quantomeno del 50%, quanto del 50%. Ora nel piano industriale per la gestione integrata dei rifiuti urbani si dice attività di informazione e comunicazione. Ma ci stanno a prendere per i fondelli, ma, veramente. ma questi pensano, come diceva un ex sindaco seduto in consiglio comunale quando non lo era, all'altro sindaco e c'è riccendo sinistra, dice ma che pensate che abbiamo vanello al naso. E qua non, non solo pensano che abbiamo vanello al naso, ma che siamo tutti rimbecilliti. Perché? Perché si scrive in questa attività di informazione e comunicazione, prendo uno stralcio, che non si può non comunicare. Sia perché dal punto di vista psicologico l'assenza di comunicazione può essere percepita come l'affermazione della volontà di non comunicare, sia perché le leggi dello Stato tendono a garantire, garantire l'informazione e la trasparenza in un un'azione amministrativa. Alla faccia! Alla faccia! Perché alla faccia? Perché lo scrivono e non lo fanno. E dicono pure che non facendolo provochiamo un danno. E che cosa avete scritto a fare? Ma voi ditemi, ma si può leggere qualcosa del genere che fa parte di questo bando e poi non alterarsi? Eh, sì, perché ci stanno prendendo per i fondelli nel momento in cui si dice non si può fare così perché altrimenti provochiamo un danno e lo fanno. E noi glielo abbiamo detto da luglio, non lo fate e questo lo fanno. Vuol dire che o ci sono o ci fanno, trovate voi la soluzione. Lasciare quindi che importanti cambiamenti sociali vanno anche nei dettagli perché sono bravi, evidentemente lo studio è stato fatto in maniera approfondita e prendiamo atto che chi ha scritto queste cose è una persona competente e quindi si dice lasciare quindi che importanti cambiamenti sociali o amministrativi nei servizi fruiti dai cittadini non sia accompagnato da un accurato sostegno comunicativo rischia quindi di trasmettere ai cittadini disattenzione verso di loro e rischia di non permettere agli stessi di fruire al meglio dei servizi disposti sul territorio, alla faccia, ancora alla faccia dobbiamo dire, ecco, è dal 2014 che ve lo stiamo dicendo e voi l'avete scritto, l'avete bandito, l'avete assegnato, state facendo il servizio, alla faccia. Poi che altro si dice? In quanto strumento la comunicazione in ambito sociale ed ambientale Deve assimilare alcuni concetti chiave, come la faccia non è sufficiente, bisogna trovare qualche altra cosa, perché con la faccia non si riesce, secondo me. A. La trasparenza. B. L'ascolto. C. La semplificazione. D. La partecipazione. la faccia! Non basta dire alla faccia! cioè Ma ci rendiamo conto? Che ci stanno prendendo per imbecilli, per gente che non sa leggere e scrivere, cittadini, amici carissimi. e Io personalmente non ci sto a passare per imbecille, non perché non lo voglia sembrare o non lo sia, ma perché siccome ci hanno tenuto per tanti anni a fare gli imbecilli con la precedente gestione dei rifiuti, non intendo continuare a farlo con una nuova gestione dei rifiuti, perché significherebbe essere proprio non imbecilli, e anche qui non riesco a trovare il termine. Ma come si può scrivere in quanto strumento la comunicazione in ambito sociale ed ambientale deve assimilare alcuni concetti chiave come? Consiglieri comunali, maggioranza e minoranza, abbiate pazienza, il prossimo consiglio comunale approfondite questi concetti chiave. I cittadini di Acquavio hanno diritto di sapere se i loro consiglieri comunali questi concetti chiavi li conoscono e quindi approfonditeli e fate in modo che siano rispettati dalle aziende che svolgono servizi pubblici, ho la allora, trasparenza che sottintende una fiducia reciproca nel mettere a conoscenza dell'interesse di un problema da tutti i suoi punti di vista e con ciò l'assunzione di responsabilità che determina. Belle parole, non si è fatto nulla. Esattamente il contrario. La fiducia non ci sta proprio. E abbiate pazienza, non ci sta la fiducia perché il sindaco e l'assessore Bruno fanno una lettera e vanno in giro senza divisa dicono che devono partire ad ottobre con il servizio porta a porta e poi iniziano a novembre dicono altre cose che non risultano vere e allora questo, tra, questa trasparenza non ci sta perché uno deve dire sto iniziando a novembre per questo motivo vanno senza divisa per quest'altro e lo devo dire prima, non dopo quindi la fiducia purtroppo non c'è quindi la trasparenza non ci sta se non c'è la fiducia non c'è la trasparenza andiamo a ritroso noi l'ascolto delle necessità dei cittadini utenti con un'attenzione particolare alle loro aspettative ed esigenze anche specifiche. Allora oh faccio! E dove stanno queste esigenze specifiche? Che andate a suonare un'ottantenne, lasciate i quattro contenitori, quel, chi si è visto e si è visto, buongiorno e buonasera e poi fatevelo spiegare da vostro figlio, ci sono le istruzioni all'interno? Questo sarebbe l'ascolto. Si può fare un ascolto dove ci sono 100 persone in fila, un EICOP? Ho un eco point in piazza Vittorio Emanuele, ho aperto, nevica, piove, c'è vento, qualsiasi sia la temperatura esterna e non aver previsto invece un ufficio al chiuso, caro sindaco, caro assessore Luchetto e caro assessore Franco Bruno, si può fare una cosa del genere? Si può concepire di iniziare un servizio a luglio e ad oggi ancora quasi a novembre avere questo eco point in mezzo ad una strada, in una pubblica piazza? Quindi l'ascolto, come lo fate? Violando la privacy, facendo sentire i fatti degli altri a tutti, come viene fatto questo ascolto? Spiegatecelo. La sem quindi anche per l'ascolto c'è il fallimento, però è scritto e sta scritto come deve essere fatto, perché se lo hanno scritto, le persone lo hanno scritto, comprendono, evidentemente c'è qualche altro che non è capace. La semplificazione, è certo, perché qualsiasi cosa deve essere semplificata necessaria, lo dicono perché è necessaria la semplificazione, per facilitare la comprensione da parte di un pubblico che si presenta quanto mai eterogeneo dal punto di vista sociale e culturale. la allora faccio pure qua, lo dicono Castellavecchia Red, Stewane Gid, lo dicono e... Dicono che c'è uno che ha soldi a palate e ha 15 lauree e che non ha fatto nemmeno la prima elementare e non capisce come si apre il contenitore e non sa nemmeno leggere e scrivere, ci può essere alla faccia della semplificazione. Io non posso continuare a leggere queste cose, amici, senza che mi senta veramente disgustato non dal fatto che ci stiano prendendo in giro, ma che non ci sia qualcuno che debba trovare una soluzione a questa presa in giro e lasciare ancora oggi al 12 ottobre che gli acquavivesi vengano presi in giro, perché non è giusto che una collettività venga portata mano a mano e poi ritrovarsi a essere presi in giro, sia da un punto di vista politico che istituzionale, non esiste proprio, la dignità di un popolo non può essere, e ci riferiamo alla Coglie delle Fonti, essere messa sotto i piedi in questa maniera senza che nessuno intervenga per porvi un rimedio. La partecipazione, punto 4, punto D, in quanto la trasparenza e l'assunzione di responsabilità chiudono un ciclo virtuoso proprio nella partecipazione, cioè il coordinamento con la propria competenza e la propria responsabilità alla realizzazione di un obiettivo di interesse collettivo. Bellissime parole come la nostra acquaviva, bellissima. Alla fine noi sappiamo che queste tre righe che vi ho letto non corrispondono a quanto avviene nel comune di Acquaia delle Fonti a proposito del servizio che stanno pagando, versando quelle somme per Latari. E poi c'è il diritto alla comunicazione. E allora gli acquavivesi sono stati privati dell'informazione tempestiva ed esauriente. Gli acquavivesi sono privati di un loro diritto che stanno pagando e si ritrovano ad essere amministrati in questa maniera in cui anziché esserci una strategia di, di soluzioni messe a punto per migliorare e rendere più efficace la cosa pubblica, sembra di stare in un comune in cui si rendono le cose difficili, in cui si rendono scusatemi, le cose semplici difficilissimi, in cui viene il sospetto di essere amministrati da assessori che risultano essere in materia incompetenti nel momento in cui non sono in grado di far applicare un capitolato che gli acquavivesi stanno pagando. E allora il sindaco è pregato vivamente e pubblicamente, grazie a questo intervento televisivo, di rendersene conto e di non continuare a far consumare i cittadini acquavivesi in questa maniera perché alla fine i cittadini acquavivesi avranno pochissime soluzioni. O non pagare le altre rate se hanno pagato solo la prima rata, o di creare situazioni di rimostranze pubbliche perché altro non gli è consentito di fare democraticamente. E allora il buon sindaco, buon, non perché, buon nel senso che come il buon padre di famiglia, deve comprendere che l'assessore Luca di Napoli non è... L'assessore giusto per quelle deleghe che le ha segnato, stessa cosa per l'assessore Bruno e per altri assessori, come mi dispiace dire, l'assessore alla pubblica istruzione, la professoressa Maria Nardulli, che non ha avuto ancora l'educazione di rispondere a una PEC inviata dall'emittente televisiva Telemaic con cui gli si metteva a disposizione uno spazio per dire ai cittadini, agli utenti, ancora una volta agli utenti, ancora una volta utenti della mensa scolastica, quando partirà il servizio? Cosa dovranno mangiare? Perché stanno facendo ritardo per l'avvio di questo servizio? Come si fa a prenotare i buoni della mensa? Ci ritroviamo in una situazione in cui ci viene da concludere questo editoriale in questa maniera. Una minoranza, se ci sei, batti due colpi, perché uno in questa situazione è insufficiente. Anzi, tre colpi. Una minoranza, se ci siete, batte tre colpi, altrimenti anche voi... Prendete atto di non essere in grado di fare in modo che ad Acquaviva vi sia trasparenza, ascolto, semplificazione e partecipazione, anche se per coppia la maggioranza, gettate la spugna e lasciate lo spazio a chi democraticamente sotto di voi va a coprire quegli scranni in Consiglio Comunale perché può avere più tempo a disposizione, può avere più volontà. Può avere più di voi e quel di più oggi serve alla comunità di Acquaviva delle Fonti. Grazie.